Che devi fare? Oh, oggi è domenica, c'è la partita al bar. Ma che c'è? Tu devi andare a stare con gli amici. No, tu vieni con me oggi. Sicuro? Vieni, fidati, chiama già, chiama. Ehi! Tu se siete coperti bene? Ci siamo coperti. Sì, lo so. Tutte le hostess che staranno oggi. Ah, la cazzata? Bellissima. E le hostess che staranno oggi, ti riscaldano. Ti raccomando, apri gli occhi che te li faccio chiudere in 30 secondi. Senti, io sono... No, c'è una certa esperienza. Una esperienza? Da quanti anni va allo stadio? C'avevo 6-7 anni, no, qui no. Praticamente da 57 anni. Parcheggio pagato, eh? Vai, vieni, mister. Andiamo, facciamo la conferenza. Buonasera a tutti, questa è la mia prima conferenza. Sono qua col mister, il mister che mi sta dando fiducia. Sono 30 anni che mi fa stare a casa con lui. Spero che rinnovi il contratto, che la società rinnovi il contratto, perché sto benissimo dove sto, nella mia squadra, Casa Carella, ma anche qui è bellissimo. Mister, può dire qualcosa? Penso che sia l'ultimo anno. Ah, l'ultimo anno? Sì. Così, in diretta? Sì, 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 l'ultimo. L'ultimo anno? L'ultimo anno, senza buona uscita. Va, dobbiamo comprare un souvenir alla mamma, cioè almeno si merita qualcosa. Io ci avevo pensato. Secondo me è un... Un po' di orecchiette, non fanno così da domenica a mangiare le braciole. Abbiamo detto non mangiamo a casa, che sta tutto spesato. Boh. Cioè io non c'ho fame, non speriamo nel primo tempo. E io ho deciso, mi trasferisco qua allo stadio. Tanto sto benissimo, con tutti i comfort, per ridere a mia madre, ma non torno più a casa, mi trasferisco qua, finalmente il tuo sogno è avverato, vengo servito e riverito. Il caffè, la poltrona, i bagni pulitissimi, si mangia, quindi ma non torno più, mi dispiace, neanche papà penso. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, siamo pronti a spellarci le mani per i nostri ragazzi, entrano in campo, quelli della SSC Bari! Con il numero 10, Ruben! Botta! Quella pizzeria botta, il figlio. Dai, sei carico? Cosa? 3-0 per me. Madonna. Madonna, questo me lo gioco. Cominciata la partita, aria tesissima. C'è da spostare una macchina, speriamo non sia la nostra, perché se no ci guarda. Vediamo. No, no, non è la nostra per fortuna, quindi possiamo stare tranquilli e godiamoci la partita. Pareggio del Cosenza, 1-1, ma non demordiamo. Faccia distrutta, ma... Oh! Non sta fischiando niente, non sta fischiando niente. Oh. Calcio di rigore. Non so cosa sta succedendo da... 5 minuti per battere un calcio di rigore. Il cuore a 4000, qua si rischia l'infarto. Mamma mia, che ansia. Mamma mia, fine primo tempo 1-1 con rigore sbagliato, vabbè capita, andiamoci a riscaldare, è ancora lunga, sei triste per il rigore, però vabbè dopo mezz'ora, cioè è normale che lo sbagli, c'è la morte nervosina, va. La cosa bella dello stadio è anche il fatto che conosci nuova gente, fai amicizie, tipo ho conosciuto lui. Oh.
sa che l'arbitro non ha capito che altri schermi, questi schermi, no, però vabbè. Però come stai? Teso come? Teso te. Fisca! Ah, Fisca! Oh. Yeah. Beh, che tira! E che tira! L'abbiamo portata a casa, ragazzi! L'abbiamo portata a casa, meno male che ha segnato. No, per festeggiare ci facciamo quelle 45 birre, dai. Siamo qua col presidente, la ringraziamo. Grazie, è stato un onore. Meno male che abbiamo vinto. Meno male che abbiamo vinto, perché se no sì. Vabbè, era l'ultima volta che mi era finita, basta. Il bacio.